una volta a Torino il Giulio Cesare in Egitto di Handel, o meglio al Museo Egizio dove lo ha ambientato il geniale regista Laurent Pays, dirige Alessandro De Marchi. Due prima. Sonia Aprina, diva del canto barocco. A vederla così sembrerebbe la leader di un gruppo punk rock. Ma allora è vero che i cantanti che cantano la musica barocca sono strani? Siamo stranissimi e ci piace da matti essere un po' pittoreschi. L'altro giorno un giornalista scriveva barocco. Esatto! Barocco, cioè in realtà deve essere rock perché il tempo delle aree ci racconta e ci fa molto spesso anche in quinta danzare, ballare, come se fossimo un po' in discoteca. Tant'è vero che ci sono alcuni pazzi che hanno fatto questi remix di arie di Vivaldi o di musiche vivaldiane con accezioni totalmente rock, addirittura a volte anche un po' punk. E quindi ci piace un po' che venga questo spirito, perché c'è bisogno, perché al pubblico arrivi questa vena decisamente moderna. C'è bisogno che arrivi la musica in questo modo, cioè che deve essere veramente ultramoderna. Bene, evviva la modernità del barocco e in bocca al lupo a Giulio Cesare. Crepi Giulio, ma anche no. A Torino il Giulio Cesare è piaciuto moltissimo e quindi un grande successo per tutti i protagonisti, a partire da Sonia Aprina, Jessica Pratt e Sara Mingotti. Prossimi appuntamenti dall'America con il Teatro Regio Torino Rossini Tour. A presto, Paola Giunti, Teatro Regio Torino.